Ci sono voluti 5 anni di intensi lavori di ristrutturazione. Sabato l'Heimatschutzverein di Bolzano riaprirà le porte del rudere di Castel Rafenstein con una grande festa per mezzo della quale il maniero verrà restituito alla cittadinanza. I lavori di restauro di Castel Rafenstein, la cui costruzione risale al 1207, hanno portato alla luce nuovi dettagli interessanti circa la battaglia dell'aprile 1797 che si combatté ferocemente attorno al maniero. I grandi danni subiti dal castello confermano testimonianze contemporanee secondo le quali le truppe napoleoniche furono coinvolte in una dura battaglia con l'esercito austriaco e gli Schützen tirolesi. Proprio grazie ai lavori di restauro, dunque, si è scoperto il reale valore storico del maniero. Ma è incredibile come valore storico è legato moltissimo alla città di Bolzano, solo che la gente fino adesso non si è accorto di questo. Fra l'altro è anche un maniero, diciamo, che è diventato un castello rinascimentale del Mark City von Wolkenstein, che tramite questo castello ha fatto naturalmente vedere la sua importanza. In questo castello è stata scritta la prima descrizione del vecchio Tirolo e poi non da ultimo è stato un collezionista umanista che ha collezionato naturalmente anche reperti archeologici. È uno dei primi quasi musei, se possiamo dirlo, in questa conca. Il castello è raggiungibile con un bus navetta dalla stazione a monte della funivia di San Genesio oppure con una splendida passeggiata sempre dalla stazione a monte della funivia.